Abbiamo giocato i primi due set bene, poi però ci manca ancora un piccolo scalino che non siamo ancora riusciti a fare durante tutto il campionato, o meglio non siamo riusciti a far fuori casa, questa è la prima partita che perdiamo in casa. Ci manca il killer instinct, quando siamo lì e ci giochiamo i punti importanti, spesso e volentieri le altre squadre portano a casa il set e noi portiamo a casa delle domande. Cosa puoi dire di questo inizio di campionato? Sei soddisfatto delle tue ragazze? Ma è in linea con le aspettative. Obiettivamente ci mancano tre punti che abbiamo perso a Milano con Pro Patria, in cui mi aspettavo quantomeno di portare a casa qualche punto, invece no. Siamo tornati a casa ancora una volta con una sconfitta ai vantaggi per tutte e tre i set, quindi brucia ancora di più. Quei tre punti lì secondo me peseranno parecchio nell'andamento del campionato, del nostro campionato, che è un campionato che ci vede provare a salvarci e provare a rimanere in categoria. Sconfitta che brucia, questo indubbiamente. Le avversarie erano brave, erano secondo me alla nostra portata. Abbiamo fatto troppi errori, potevamo fare sicuramente meglio, ma comunque io sono soddisfatto. Tornando invece al campionato, è soddisfatto delle sue ragazze in questo inizio stagione? Beh, noi abbiamo un obiettivo di salvarci, stiamo andando su quella strada, il campionato è ancora molto lungo, vediamo le prossime partite come va. Sicuramente vincere qualche partita adesso ci darebbe morale. È sempre bello giocare col Palazzetteco, un vero gioiello del genovese. Beh, un gioiello sì, ci sono ancora molte cose da fare. Dobbiamo riempire queste pareti di sponsor e di colori, ce la faremo anche per questo.